Bentornati! Il titolo che vedremo qua è uno dei primi titoli di lancio per il Mega Drive. Vi dico soltanto una cosa. È un gioco abbastanza particolare, che forse tutti voi conoscerete. Buona visione! Nel 1988, la Sega portò nel mondo dei videogiochi la console Mega Drive ed era giusto creare un titolo che potesse lanciarla in grande stile. E il gioco che vedremo qua è uno dei primi giochi creati per lanciare appunto questa famosa console a 16 bit. Si tratta di Altered Beast. Rise from your grave. Questo gioco non è un gioco completamente originale, è una conversione del cabinato da sala giochi Altered Beast, che era già uscito qualche anno prima. E questa conversione, realizzata da Sega stessa, risulta essere molto interessante. Ma analizziamolo con calma. Partiamo dalla grafica. Dobbiamo dire che si è persa un po' della qualità originale del cabinato, ma risulta essere tutto ben realizzato. Ambienti con pochi colori, certo, ma tutti ben ispirati e disegnati, anche se gli sfondi forse sono un po' troppo ripetitivi. Abbiamo invece anche personaggi, sia primari che secondari, che sono tutti ben ispirati. Sono tutti tratti da mitologie nordiche e greche, e ognuno fa una propria bella figura. Sono certamente forse alcuni non molto ben proporzionati, ma hanno la giusta dose di colori, sono discretamente animati. Ma non possiamo pretendere tanto dal Mega Drive, eravamo appena agli inizi dell'era Mega Drive. Insomma, possiamo dire che graficamente non è un titolo che fa gridare al miracolo, ma risulta essere molto valido. Sul lato del sonoro, invece, abbiamo non molti effetti sonori che comunque sono stati bene realizzati e sono ben integrati all'interno del contesto stesso del gioco, ma il pezzo forte sono le poche musiche di sottofondo in stile fantasy mitologico. Sono certamente realizzate con quel fastidioso effetto gracchiante che sentiamo sempre dal chip audio Mega Drive, ma in compenso sono molto bene integrate nell'atmosfera e sono ogni tanto carine da ascoltare e molto valide. Analizzando invece la giocabilità, questa è la parte più importante del gioco stesso. È un picchiaduro a scorrimento orizzontale, con ambientazione fantasy mitologica, ed è influenzato soprattutto dalla mitologia greca e della Roma antica. La nostra visuale è di lato del nostro personaggio, il protagonista può spostarsi soltanto in orizzontale, può saltare, dare pugni e calci, eliminando i nostri avversari bianchi, cioè soprattutto i lupi bicefali bianchi, si ottengono dei bonus che permetteranno al nostro protagonista di diventare più forte. Lo noterete che piano piano si trasformerà. I suoi muscoli diventeranno sempre più visibili e cambieranno anche addirittura vestiti. Al terzo bonus diventerà un licantropo. Avrà poteri soprannaturali che gli permetteranno di colpire i suoi avversari a distanza. E a ogni livello che facciamo, il nostro personaggio riparte dallo stadio di uomo normale e deve sempre raccogliere i bonus. Alla fine di ogni stadio, dobbiamo combattere contro dei boss di fine livello. Possiamo sia affrontarli sia in stadio umano che in stadio di licantropo, ma se abbiamo la forma da licantropo diventerà molto più facile uccidere i nostri avversari, perché se siamo normali umani è molto difficile cercare di fermarlo.
Possiamo dire che l'intelligenza artificiale dei nostri avversari non è proprio una delle migliori, è proprio basilare, ma nel complesso ci sono molti avversari a schermo che ci daranno parecchio filo da torcere. Il gioco non ha molti livelli, ne ha circa 6, e sono non molto lunghi ma né troppo corti, e questo gioco forse potrebbe lasciarvi un po' di amaro in bocca se lo finite presto, ma bisogna considerare che questa è la conversione di un cabinato da sala giochi, quindi non potete pretendere molto. Nel corso degli anni sono usciti molte conversioni, è uscito non solo per Mega Drive, ma anche per Master System, anche per il Nintendo NES. E la versione più fedele al cabinato originale è quella uscita qualche anno più tardi per Dreamcast, anche per PlayStation 2 e PSP. E invece la versione per Nintendo NES c'ha dei livelli in più. E non è proprio una vera e propria conversione, è più una quasi, un quasi remake. Se non avete ancora trovato quest'ottimo gioco, ve lo consiglio caldamente. Se chiudete un occhio sulla qualità non proprio eccelsa, ma pensiate soltanto a divertirvi, perché quel divertimento non manca. Con questo è tutto, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao! Special one that I've been waiting for.